festività in Italia cessano ufficialmente la sera del 2 maggio 1945. Il costo umano, materiale e morale di 5 anni di guerra è stato enorme. Centinaia di migliaia le vittime tra i militari e i civili, 800.000 i prigionieri e danni incalcolabili ad abitazioni e alle strutture industriali. Saranno necessari anni per ricostruire. In viaggio verso Roma, 19 luglio 1943. Sono sposata. Da esattamente 17 ore e 20 minuti. Non ti scordar di me. Non vedo l'ora di arrivare a Roma. Di vedere i miei fratelli, di raccontare tutto. Che ci siamo sposati, tutto, tutto. Sanno che stiamo arrivando? Ettore sì. Forse viene alla stazione a prenderci. Francesco invece no. Gli faremo una sorpresa. Roma! Arrivo! Avete toccato qualcosa? No. Poi uscite fuori. No, no. Uscite per favore, uscite. Guarda, Riccardo, guarda quanti aerei. Dove stanno andando? Sono aerei americani e stanno andando verso Roma. Dio mio, vanno a bombardare Roma. Riccardo, dove vai? Si ferma e fa quello che ti dico. Cosa si intravede? Non è del tutto bruciato. Prendi una busta, Pedrucci. Dove la prendo, dottor? Come dove la prendo? Trovala da qualche parte, inventati qualcosa, muoviti! Bombardano Roma? Ma che se sono pazziti? Come lo possono fare? Qua c'è il Papa. Stanno bombardando qui dietro a San Lorenzo. Faccio sgomberare subito il palazzo. Portate via la gente, di brutto! Tu che ci fai qui? Vieni, andiamo via. Non aver paura, sono un poliziotto, sai? Bisogna andare via di qui. Mi senti questi scoppi? È pericoloso stare qua, dobbiamo andare via. Senti. Se vieni via con me, ti prometto che prendo quello che ha fatto male alla mamma. Te lo prometto. Dammi le tue manine.
Vieni, prendi la bambina. E dove la porto? Al commissariato. Non c'erano urla. Non ce n'erano. Non certo all'inizio. C'era solo tanta polvere. Una polvere fatta di palazzi, di gente. Respiravamo morti. E quelle facce? Facce bianche, come fantasmi, facce tutte di occhi. Io me li sogno ancora la notte, quegli occhi. Dicono che la testa, quando gli capita un orrore così, si rifiuta di capire per difendersi. E forse anche per questo, per non impazzire, che io di morto ne ho scelto solo uno. Ho scelto Costantina. Tante volte negli anni mi sono chiesto che senso aveva indagare su un delitto quando noi tutti eravamo stati uccisi. Io quel giorno, mentre il mondo mi crollava addosso, volevo solo una cosa: trovare chi aveva ucciso Costantina. Allora, commissario, è caduta una bomba qui, delle schegge dappertutto. Una colonna per poco mi uccideva, i feriti si trascinavano. Vabbè, ho visto. Però cerchiamo di organizzarci, forza, facciamo qualcosa. Chiamiamo altre ambulanze, chiamiamone altre. Va bene. E serve sangue e acqua, sì, tanta. Scusatemi. Camerata? Camerata, fermatevi, fermatevi. Ok, perché la faccio di sua eccellenza. Loiani! Loiani, venite via. C'è bisogno di voi in commissariato. E soprattutto cambiatevi. Guardi che tra queste macerie c'è anche la mia casa, i miei vestiti, i miei libri. Loiani, posso presentarvi Sua Eccellenza Vincenzo Nardi, capo di gabinetto al Ministero della Cultura Popolare. Eccellenza, col vostro permesso io mi recherei subito a Policlinico Umberto I. Il motivo? Sotto queste macerie c'è il corpo di una prostituta ucciso con un colpo di pistola. Io non credo che una prostituta sia una cosa prioritaria. No, al contrario, invece, è bene dare prova che lo Stato funziona anche in questi frangenti. E di cosa si tratta? Avete già un sospetto? Il suo fidanzato, un poco di buono. Un sovversivo. Bene, cosa aspettate? Fermatelo e fatelo arrestare. Avete sentito? Cosa aspettate, Loiani? Andate, catturatelo. Noi! Prego, eccellenza. Via! Qualcuno di voi conosce Foresi, Foresinello? Sì, ho visto io, stavo qua un attimo fa. Ah, è quello lì, con la giacca blu, quello che sta fumando.
Quello questo, là? Questo qua, sì, sì. Sei tu, Foresinello? Beh, dipende. Chi siete l'ho capito, ma che cosa volete da me, no. Parlaci di Costantina Concia. Sarebbe? Sarebbe Tina. Tina la Tosca. Tina la Tosca? La Tosca? Sì, quella che non faceva male a nessuno. Se di te non so niente, io mi faccio i fatti miei, devo lavorare, devo portare questo cadavere all'obitore. Come è morta? Cemento. Le bombe hanno sollevato una grande nuvola di polvere. La gente l'ha respirata, il cemento si è mischiato con la saliva e sono soffocati. Stanno morendo quasi tutti così. Brutta morte, eh? Quanta fretta, mica abbiamo finito. Ma che volete da me? Quando è l'ultima volta che hai visto Costantina Goccia? Una settimana fa, un mese fa. Ma che ne so, non siamo mica sposati. No, no. Però l'hai ammazzata. Ma siete pazzi. Dai, confessa, pure, ti l'hai ammazzata te, no? Ma che cosa? State scherzando? Io non ho fatto niente, davvero. Ma voi non avete rispetto di niente, ma neanche dei morti! Aspetta! Oh. Ecco, fermati! Fermati, non peggio per te! Fermati! Fermati! Permesso! Ho fermati! 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 Fermala che tanto la vivo! Fermala, prendi! Fermati! Ecco, guarda che sei mio, la devi fermare! Au! Sottella, la fermata! Dai, va, ferma! A Foresi, ferma! Ferma, la Foresi! La devi fermare, ce la faccio! Ferma, dai, tanto la devi fermare! Petrucci, forza con ste manette! Eccomi, dottore! Ecco. Hai finito di voi? Brutta bestia, la curiosità. Non ti fai dormire. Comincia. La dichiarante. Bambina. Bambina muta. Mettiamo così. Bambina. Muta e senza nome. Me lo vuoi dire come ti chiami? Eh? Non me lo vuoi dire? La dichiarante, bambina muta e senza nome, AD 19 luglio 1943, ventunesima era fascista. Ma qui siamo già un giorno avanti, il giorno dopo, dunque oggi è 19, siamo un giorno avanti. Bella mia, ti sei addormentata? Dopo il 19, secondo te, che cosa viene? Grazie a tutti. Grazie professoressa. Grazie. A domani. A domani. Disturbo? No. Lei è la dottoressa Foresi, vero? Sì, sono io. Mi scusi. Mi piacerebbe avere un suo autografo. Certo. Sai, io apprezzo molto tutta la ricerca che sta facendo sulla guerra civile. Non è stata una guerra civile, ma di liberazione. Mi dice il suo nome per la dedica? Dogliani, Francesco Dogliani. Sono un ex vicequestore in pensione. Vedo che conosce molto bene quegli anni. I miei erano partigiani? Lo so. Dogliani. Grazie. Ma non sarà quel Dogliani lì? Non sei più muta?
Parli e rispondi? Non sono più nemmeno una bambina. Lo vedo. Tua madre è stata assassinata. Non è morta sotto il bombardamento di San Lorenzo da parte degli alleati. L'hanno uccisa. E i suoi resti sono stati trovati qualche giorno fa, durante gli scavi di San Lorenzo. Crede veramente che i resti che hanno trovato siano di mia... di mia madre? Finalmente potrà riposare in pace. Almeno lei. Che vuol dire? Che altri sono senza tomba. Per questo ho bisogno del tuo aiuto. E lo viene a chiedere a me? Sì. Ha detto qualcosa? Niente, neanche una parola, signor commissario. Mangiate? Poco e niente, signor commissario. Allora, come devo fare con te, eh? Come devo fare? Dai, dai. Ti ricordi di me? Hai promesso di trovare che ho fatto male alla mia mamma. Le promesse ne mantengo. Però tu mi devi dire come ti chiami, eh? Lo vuoi dire? Comodo, comodo, Dogliani. Posso sentarvi la nota attrice? Anna Spada? Ah, l'ho vista sera fa, a teatro. La signora è venuta a riprendere la bambina. Come? Stai bene? Ma cosa fa così? È la sorella della donna uccisa. La sorella di Costantina? Sì. Esatto. E sono venuta a prendere la bambina per portarla a casa. Non potete tenerla in un posto come questo, commissario. E voi lo sapete. Eccellenza, la bambina è una testimone. L'abbiamo trovata sul luogo del delitto. Può essere utile a spiegarci molte cose. Viani, abbiamo ricevuto una telefonata dal ministero che ci ringraziava per l'aiuto che potevamo dare alla signora. Se la telefonata al ministero? Posso almeno sapere come si chiama la bambina? Si chiama Elisa, ma non risponderà a nessuna delle vostre domande. Su, amore, andiamo? Andiamo, eccellenza. Prego. Prego, signora, prego. Grazie. Prego. Perché insistevi tanto ad interrogarmi? Avevo bisogno di prendere tempo. Quell'omicidio nascondeva una verità scomoda e la nasconde tuttora. Ma che cosa hai in mente tu? Che cosa vuoi? Il mondo ti crollava intorno e tu che cosa hai fatto? Ti sei fissato con questa storia perché non volevi affrontare delle scelte vere. E non sei riuscito neanche a trovare l'assassino di una prostituta. Stavo andando a pezzi. Per non essere travolto mi ricordai della mia indagine, di Costantina, della piccola Elisa. Petrucci! Dottore, avete sentito? Il fascismo non è morto. Il Duce ci porterà la vittoria. Ma questa volta però niente prigionieri. Ci vendicheremo di tutti i sovversivi, i traditori, i badogliani. Tutti al muro, dottore. Tutti, tutti. Lasci perdere i muri, che non è rimasto uno ai piedi. Qualcuno ha scassinato questo cassetto. Ed è sparito il fascicolo su Costantina. Costantina chi? La puttana di San Lorenzo. Quale puttana? La vittima. Ficcatelo in testa. Costantina Coccia è una vittima. La vittima di un omicidio. Sai qualcosa o no di questo fascicolo?
tutto, no. Però ho mantenuto la lettera che hanno mandato allo stabilimento Ferragno. Dice che il negativo l'abbiamo trovato sul luogo del delitto. Parte è salvabile. E dov'è? Ce lo dovranno spedire a giorni. Dottor, siete contento che hanno liberato il Duce? Procurami un po' di caffè, va? Caffè? Quello che ti pare, un po' di cicoria, qualcosa di caldo. Un po' di cicoria per il dottore. Calda, eh? Il Nardi fece sparire il fascicolo su Costantina. Il fascismo era caduto. Nardi non godeva più delle amicizie altolocate. Forse avrei potuto denunciarlo. Attraverso la storia di tua zia Anna. Così l'avrebbero arrestato. Però il Nardi non poteva prevedere l'8 settembre e l'armistizio. Né poteva prevedere che un poliziotto come me si rifiutasse di collaborare con dei nazisti. Poi il 6 giugno del 44, con l'ingresso degli americani a Roma, tornai libero in una città festante che riprendeva a vivere al ritmo di Boogie Boogie. Mentre al nord, nel paese spaccato in due, la guerra si faceva di giorno in giorno più feroce, più sanguinaria. Ed io ero molto preoccupato per la mia famiglia, che risiedeva in Piemonte. A Roma poi la situazione era degenerata per gli ex poliziotti come me, e così decisi di passare le linee e di andare dai miei. Fu un viaggio lungo e difficile. Arrivai in Piemonte che era già inverno, però a casa si aprì un'altra ferita, molto più profonda. La mia ferita si chiama Lucia. Lucia era tornata a casa, nella sua stanzetta da bambina. La mamma sperava che il tempo avesse guarito le ferite e che i lavori nell'orto le tenessero occupata la testa. E invece la sua testa era sempre lì, su quella maledetta corriera bombardata in mezzo alla campagna, sulla faccia di Riccardo, piena di sangue. Ci sono ferite che non guariscono mai, certe infezioni. Camminano piano, piano, piano e ti marciscono dentro fino ad arrivare al cuore. Vanno a bombardare le fabbriche anche questa notte. Un'altra cosa, Franco. Lucia non sta bene. Non riesce a tornare a vivere. Mi preoccupa. Vorrei tanto che le parlassi. Lei ti ha sempre ascoltato. E cosa posso fare? Lucia ne ha passate tante ultimamente. Ci vuole soltanto un po' di pazienza, papà. Non lo so. Ecco. Lucia? Ma cosa stai facendo? Non ce la faccio a mangiare come se niente fosse mentre fuori c'è la guerra. Ma fra un paio di settimane la guerra sarà finita, sai? Gli alleati hanno ripreso ad avanzare. Così? Anche tu stai dalla parte dei traditori? No, ti sbagli. Io non sto da nessuna parte. Quindi non te ne frega niente se fa tutto malora? Se diventi un vinto. Comunque andrà a finire questa storia. Tutti saremo vinti, Lucia. Preferisco morire piuttosto che essere vinta. Ma qui si tratta di sopravvivere. Senza onore? Non fa per me. E dove sta l'onore? Spiegami. Dalla parte dei tedeschi? O dalla parte dei fascisti? Non mi frega niente dei tedeschi o dei fascisti. Io sto con la patria. Con la mia patria, capito? Quella che papà ha difeso sul Carso lasciandoci le gambe. Lucia, anch'io sono stato sul Carso. Avevo 18 anni quando ho fatto la Grande Guerra. E sai cosa ho capito? Che a rimetterci la pelle sono sempre i poveracci. Chi comanda sta sempre col culo a caldo. Ma che fai? Stai parlando come un rosso? Adesso ho capito perché non stai difendendo il paese dagli invasori. Non sono un rosso. E non sono mai stato un nero. Però una cosa è certa. Io non sparerò mai a un italiano. Ma che ti succede, Lucia? Francesco, non capisci?
Mi hanno ammazzato un marito dopo 17 ore e 20 minuti di matrimonio. Poi vengono a bombardarmi 3-4 volte al giorno. Hanno distrutto la scuola dove insegnava mamma. Ucciso i miei compagni e tu mi chiedi cosa mi è successo. Hai ragione, tutto questo è molto doloroso. Lucia, non lasciare che uccidano la tua innocenza. Le bombe sono tutte uguali, ma gli uomini che le buttano sono diversi. Ha ragione Vittorio. Bisogna arruolarsi. Voi avete mollato. Tocca a noi giovani prendere le armi. Chi è Vittorio? Un amico. Lui è pronto a morire. Vedi, Lucia, noi ci vediamo così poco. E una volta che parliamo, che facciamo? Litighiamo. Per la politica. Eravamo una famiglia felice. Una famiglia unita. Una volta. Chi è? Chi è entrato? Ettore. Ettore. C'è ancora della poletta calda? Come sì, no? Certo. Vieni, figlio. Siediti. Siediti. C'è anche tuo fratello. Franco. Che bella sorpresa. Non pensavo di trovarti sano e salvo con mezza Italia inglese e l'altra mezza tedesca. Non speravo di trovarti questa notte. Lucia dov'è? Sono qui. L'avete sabotata voi ieri la luce? No, sono stati i neri. Stanno facendo dei rastrellamenti a un chilometro qui intorno. Papà, ci stanno andando giù con la mano pesante quei bastardi. Quei bastardi difendono le nostre strade, le nostre piazze, le nostre case. Siamo noi a difendere il paese, ti sbagli. Sì? Contro altri italiani? Quelli che stanno dalla parte sbagliata. Stanno dalla parte dell'onore. E l'onore è tutto. Ce l'ha insegnato papà, ricordi? Dai, Lucia, siediti. Che le prende? Lasciala perdere, è intrattabile in questi giorni. Dai. Hai avuto per caso problemi a venire qui? No, a parte il freddo nessuno. Anche Maro del terzo esplorante. Preferiscono stare al caldo. Hanno la fama di avere la mano svelta e pesante. Anche noi quando li becchiamo non scherziamo. Mi fate proprio schifo. Tutti. Franco. Franco. Lucia se n'è andata. È andata con quelli di Salò. Firma qui. Nome, cognome e data di nascita. Giovanna Dominici. 1940. Bene, va di là, cercati una divisa che ti stia bene. Firma qui. Nome, cognome e data di nascita. Anna Morano. 141. Bene, va di là, cercati una divisa. Avanti, firma sì, qui. Nome e cognome e data di nascita. Francesca Bianchi. 140 di nascita. Va di là e cercati una divisa. No, la tua? Nome e cognome. Lucia Dogliani. Bene, scrivi qua. Data di nascita con la firma. Sì. 143, saprei di più. Sì. Va di là e cercati una divisa che ti stia bene. Nome e cognome. Daniela Martini. Scrivi qua, data di nascita con la firma. 144. Ferma così. Immobile.
Io non capisco perché sei voluto venire. Il viaggio è lungo. Quando l'ho vista passare su quel camion, non ho avuto neanche il tempo di reagire, di parlarle. E chissà, magari portarla con la forza qui a casa. No, non fartene un cruccio. Lucia ha fatto la sua scelta. Non saresti riuscito a fermarla. Vive nel ricordo di Riccardo. Per una volta, accettiamo la realtà. Ma di quale realtà parli? Che razza di scelta può fare nostra sorella? Lei è piena di istinti in questo momento, di emozioni, di dolori. Cosa vuoi che ne sappia di questa maledetta guerra? Guarda che ne sa quanto noi, solo che se la vive in modo diverso. E se vuoi, ti dico anche che è colpa nostra. Dove eravamo quando bisognava insegnare il valore di giustizia, di libertà? Ma che vai dicendo? Se vuoi te lo spiego subito, mamma. La politica, quella vera, in questa casa non c'è mai entrata. Per fortuna non c'è mai entrata. Per fortuna. Sì. Intanto ti ritrovi una figlia che sta con i repubblichini, ma va. Tu stai dalla parte dei banditi. Vergognati. Noi non siamo banditi, siamo partigiani. E difendiamo la nostra libertà. Tieni, prendi i tuoi calzini. Tieni. Riporta a casa la pelle. E tu, Franco? Riporta a casa tua sorella Lucia. Trovala e riportala a casa. Lucia non deve pagare per l'educazione che le ho dato. Trovala e riportala prima che sia troppo tardi. Fammi prendere la tua camicia buona. Ciao. Sta attento. Voglio bene. Papà, per favore. Ettore, vieni, voglio darti un bacio, vieni. Sarei sempre il mio eroe. Sì. Oh, ti avviso. Io me ne torno in montagna. Se vengono a cercarmi, non torno a costituirmi. Ettore! Cosa possiamo fare per Lucia? Ancora? Te l'ho detto, niente. Franco, io li conosco quei militi lì. Credimi, sono degli esaltati. Ragazzini che vanno alla ricerca della bella morte. Non riuscirai a farli cambiare idea. E allora? Purtroppo non si può fare niente. È cresciuta in questa casa, Lucia, no? Mamma e papà non sono fascisti. È vero, non hanno mai messo la camicia nera. Ma hanno molti valori in comune con loro. L'onore, il dovere, la patria. È già la patria. Lucia si farebbe tagliare una gamba proprio come papà, pur di non arrendersi. Ma per Dio, per che cosa? Per quale patria? Di che cosa stiamo parlando? Purtroppo hai ragione. Vieni con me. Vieni con me in montagna. Ci ho pensato tutta la notte. Condivido molte delle vostre idee. Per quegli altri poi non ho mai avuto simpatia. E allora che cosa te lo impedisce? Una fotografia. Questa. Vedi, Ettore, questa foto mi ricorda che sono un poliziotto. C'è un assassino da catturare. E io ho fatto una promessa. Non dire altro, capito. Come vedi, io e te, Lucia, siamo uguali. Ognuno ha la sua guerra. Tu il tuo assassino. In bocca al lupo. Crepi. Chissà come quel povero diavolo di Petrucci era riuscito a farmi avere la foto ricavata dal negativo bruciato trovato in casa di Costantina. Quel negativo svelava un mistero mostrando due giovani donne perfettamente uguali. Anna e Costantina. Costantina ed Anna non erano solo sorelle, ma gemelle, identiche, come due gocce d'acqua. Signore e signori, siamo spiacenti di informarvi che per problemi tecnici l'adattamento radiofonico de Il Conte di Montecristo di Alessandro Dumas non verrà trasmesso. Ci scusiamo per l'inconveniente e vi auguriamo una buona giornata. Permesso? Sì. Commissario Togliani, sto cercando
Anna Spada lavora qui, vero? Teoricamente sì. Cioè? Che vuol dire teoricamente? No, il mio collega vuol dire che da quando Anna è debuttata in teatro non si è fatta più vedere. Ci ha telefonato solo per dirci che era molto stanca e aveva bisogno di un po' di riposo. Basta un po' di successo e cambiano tutte da così a così. Si sentono già dive. Sì, succede spesso. Ah, ecco. Ma è tornato. Oh, commissario. Mi siete mancato? Allora? Avete trovato l'assassino di mia sorella? Abbiamo fermato un uomo, su cui ci sono forti sospetti. Bene. Si può sapere chi è? Un portantino del policlinico. Nello Foresi. Un sovversivo. Nello? Un sovversivo? Un assassino? Su, commissario, non siate ridicolo. Conosco Nello. Non farebbe male a una mosca. Era innamorato di Tina. Anche gli innamorati uccidono. Per favore, mi lasciate solo con la signorina. Devo interrogarla. Dov'è la bambina? Al paese, dalla nonna. Prima dimentica questa brutta storia, meglio è. Cosa deve dimenticare? Cosa ha visto? Niente. Non ha visto niente. E allora, se non ha visto niente, perché tutta questa fretta per mandarla via? Cosa volete insinuare? Io non voglio insinuare niente. Però avete scomodato un ministero per impedire di interrogare la bambina. Perché l'avete fatto? Sono sua zia, volevo proteggerla. Ho visto una vostra foto di là che vi ritrae col Nardi, il quale è intervenuto presso il vicequestore. Ditemi, il Nardi era amico di vostra sorella? No. No? Però si conoscevano. Voi tirate a indovinare, vero? Sì. Si conoscevano. Si sono incontrati una volta a casa mia. E voi escludete che si siano visti prima? Magari a via Capo le Case? Nardi non va a Capo le Case. Se vuole una puttana, viene da me. Mi impressionate, sapete? Siete sicuro? E allora cosa volete sapere? Se erano amanti? È questo che volete sapere? Tina era una bella donna. Ci assomigliavamo molto. E Sua Eccellenza avrebbe avuto piacere di averci entrambi insieme. Io non avrei avuto nulla in contrario, ma Tina aveva una sua moralità. Sicuramente superiore alla vostra. Avanti, forza! Vedi, su, muoviti! Cammina! Andiamo tutto questo. Dai, su. Sempre alla ricerca della mia verità, sì, me l'hanno detto. Raggiunsi un comando partigiano dove speravo di incontrare una persona in grado di rispondere alla mia inchiesta. Al mio arrivo rimasi sorpreso nel vedere Petrucci. Nel mio sciocco, Petrucci mentre veniva portato alla fucilazione, perché catturato con un pugno di camicie nere. Commissario! Commissario, Petrucci, mi aiuti! Mi aiuti un po' a finire così! Io non ho fatto niente! Non può essere finita così! Lui mi vide, Petrucci! Ma io non feci nulla per salvarlo. Giratevi. Non tentai neanche. Giratevi! E ancora oggi mi chiedo perché... E giratevi! Forza, Caronte, sei pronto? Forse pensai che non l'avrebbero fatto, che era una specie di tragico gioco. Buttare fuoco! E invece c'era voglia di sangue, da entrambe le parti, come se solo il sangue potesse Franco lavare le colpe. Franco. Uno di quelli lavorava con me, al commissariato, Petrucci. Guarda che fuciliamo solo quelli che se lo meritano.
Come mai qui? Per parlare col commissario politico. Allora vieni con noi. No, sono qui per la mia indagine. Che cosa? La tua indagine? Che cos'è, una provocazione? Guarda, qui stiamo facendo la guerra. La guerra. Se tu sai che uno dei tuoi ruba per poi vendere la borsa nera, cosa fai? Lasci perdere o vai fino in fondo? Vieni dentro, ma stai attento a quello che dici. Hai visto qualcosa salendo? Sì, un cascinale che bruciava qualche chilometro da qua. Al piano di sopra c'è l'infermeria, un'altra cucina e i servizi igienici. Invece su questo piano ci teniamo il comando di brigata e i prigionieri. Abbiamo anche dei kazaki e dei turcomeni che stavano con i tedeschi. Quando finirà? Presto. Gli americani hanno ripreso ad avanzare, i tedeschi stanno cercando di trattare la resa. Aspetta qua. Vedo se la vento il commissario politico può riceverti. Francesco, vieni. Puoi entrare. Dottor Dogliani, ma che bella sorpresa. Pensavo giusto a voi un po' di tempo fa. Anch'io ho pensato a te, Foresi. A lungo. Ma voi vi conoscete? Amicizia di galera. La migliore di questi tempi. Mai avrei immaginato che il portantino Foresi, l'amante di Costantina, sarebbe diventato un capo partigiano. Sigaretta. Una grappa? Sì, un grappino va bene. No. Tu ne vuoi? Bravo. È molto coraggioso questo fratello, lo sapevate? Ho una testa dura. Che ci fate qua? Perché siete venuti da me? Vi lascio parlare. Tu lo sapevi che erano gemelle? Tu lo sapevi. Però non me l'hai mai detto. Perché? Cosa che ti fa pensare a te, stronzo? Di poter venire qui a farmi domande, di pretendere risposte? Ma lo sai chi rappresento io oggi? Vedi, io voglio fare soltanto il mio lavoro. Come il povero Petrucci. L'hai fatto fucilare? Ci scommetto che stai pensando che l'ho fatto perché mi ha dato due sberle in interrogatori, eh? Il tuo Petrucci di merda aveva sulla coscienza quattro ragazzi dei miei che ha fatto impiccare a un gancio durante una rappresaglia. Ma io a te non ti capisco. Tutto il mondo sta combattendo una guerra durissima per la libertà, tu te ne vai in giro a fare domande, a fare indagini su un vecchio delitto di cui non gliene frega niente a nessuno. Sì, ma frega me. O se preferisci, io mi ostino a stare dalla parte della gente che vuole giustizia. E allora stiamo dalla stessa parte, Dogliani. Ci voglio sperare. Proprio perché state vincendo. Però vedi, io in questi mesi ho pensato molto a quello che è successo. Davvero. E in tutto questo tempo ho capito che tu non sei l'assassino. Però tu mi puoi aiutare a svelare certi segreti di questa vicenda. Ah, io non so niente di segreti. Io non ho la mentalità di uno sbirro. Per me quella è una vicenda finita, chiusa. Fammi capire, tu non vuoi sapere chi è l'assassino della tua donna? Della tua Costantina? Una volta, forse. Ma adesso ho altre cose da pensare, no? Perché è vero, noi la stiamo vincendo questa guerra. Però questi figli di puttana qui non si sono mica arresi.
Quale delle due, mia madre? E lei, mamma tua, quella che sta seduta, Costantina. Posso tenerla? A me non serve più. Guido io, eh? Dai, vai in macchina. Scusi, signora, i documenti. Documenti, grazie. Yeah, in a moment. Sempre insieme. Eccoli. Sono arrivati i rifornimenti? Sì, eccoli. Li hanno paracadutati gli americani. Avanti, aiutatemi, dai. Avanti, cari. Piano. Piano. Si rovina tutto. Il confine è vicino, ricordatevelo. Dovete concentrarvi e fare il vostro lavoro. Avete solo mezz'ora. A partire da adesso. Non perdete di vista il vostro obiettivo. Combattete come avete combattuto fino ad oggi. Stammi vicino. So badare a me stessa. Dimostrate cosa significa puntare il bersaglio e centrarlo. L'ha detto anche a loro. Sono arrivate anche le coperte. Sì. Portami una lì, per favore. Amore, adesso facciamo un bel giro in bici. Hm?
Prenditi la bambolina. È tutto lì dentro. Documenti, mappe, soldi. Buona fortuna. Anche a voi. Ciao, torna presto! I camerati ci aspettano! Quanti anni hai? Adesso prendi questa. Ti volti e cammini senza girarti. Halt! Ausweis bitte! Le donne non ci vogliono più bene. Portiamo Ausweis. Le camicie nere. Come ti chiami? Anna. Lei? È tua figlia? Non la toccare. Amica, abbiamo la peste. Dove abiti? In campagna. Magari se mi dici dove, ti vengo a trovare, eh? Vai, Takin! Allora ti vengo a trovare. Ah! Wohin geht's denn, schönes Fräulein? A Ravello. Ah, Ravello. Sì. Un momento ancora. Was ist das? Cosa sono questi? Rispondere! Beide sofort verhaften! Schnell! Zu Befehl! Sofort abführen! Wird gemacht! Habt dann kurz, was sie sofort verhören! Los, aufsteigen! Carolina, adesso la mamma ti dà da mangiare. E che tu ne hai chiusa. Chi è là? Vieni fuori, fatti vedere! Marco? Marco, ti ho riconosciuto. È inutile che ti nascondi.
che ci fai qui? Quelli chi sono? Amici miei. Se cerchi Lucia, è andata via. Lo so. È andata con le Brigate Nere. Dovevate fermarla. Tu la conosci? Quando si mette in testa una cosa? Professoressa. Che c'è? Andate via. Prendete vostro marito e andate via. Subito, stasera stessa. Andare via? Perché? Questa è casa nostra. Almeno per qualche giorno, vi prego. Andate via. Marco, noi... Tu ci conosci, noi non siamo mai stati fascisti. Ettore sta con i partigiani, sta dalla parte vostra. Andate via, adesso. Marco. No. Umberto. No. Questa è la mia casa. La nostra casa. Ci sono nati i nostri figli. Ci abbiamo vissuto tutti questi anni con onestà. E perché devo lasciarla? Non abbiamo fatto male a nessuno. Umberto, io ho tanta paura. Dai, vieni qui. Abbiamo la coscienza a posto. Non può accadere niente di male. Umberto Dogliani, ti ho ascoltato per tutta la vita senza contraddirti mai, anche quando non ero d'accordo con te. Ma adesso sarai tu ad ascoltare me e tu farai quello che dico io! Donna! Ma stai zitto. Portami il fucile. Aprite, fascisti! Forza, mandai! Chiudiamo la porta! Su, aprite! Ciao. Ciao. Ho fatto aprire un'inchiesta. Troveremo i colpevoli
saranno giudicati. E giudicati? Giudicati in nome di che cosa? Hanno massacrato due poveri vecchi, di cui uno invalido. Tant'è vero Dio, scoprirò chi è stato. Hai sentito, mamma? Ettore scoprirà. Scoprirà i vostri assassini. Cristo, Cristo, convincimi. Convincimi che è stata la guerra. Convincimi che è stata una fatalità. E dimmelo con parole piene di dolore. Dimmelo, ti prego, Ettore. Ti prego. Ma non me lo dire oggi. E sai perché? Perché oggi tu hai la faccia degli assassini di papà e mamma. Tu non hai capito niente della guerra! Tu non hai mai capito un cazzo di me! Mai! Non c'è più, Francesco. Ci stiamo radunando tutti qui, fascisti e tedeschi, per andare in Valtellina a resistere ad oltranza. Lucia, molti dei tuoi camerati si sono già arresi. L'insurrezione è questione di giorni, forse di ore. Restare qui significa morire. Lucia, mi ascolti? Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann? Wo kommt er? Lassen Sie in Ruhe! Ich habe gesagt, das ist mein Bruder. Puoi andartene. Sanno che sei mio fratello. Non ti faranno niente. Lucia. Lucia. Ma non tornare, Francesco. Oggi sarò anch'io a spararti. Sono gli altri.
Schnell, schnell! Raus! Schneller! Wir haben sie bei einer Kontrolle festgenommen. Mit gefälschten Ausweisen. Beeilung, Beeilung. Mit dem Wagen weg da. Schneller, schneller. Fassi così. Ancora qui. Guarda che diventa sempre più pericoloso. Cosa stai scrivendo? Qualche nota. Per il mio diario. Posso? Cari mamma e papà. Presto ci ritroveremo tutti insieme, lontani da tutto questo sangue. E spero finalmente in pace. Vi voglio bene. Aspettatemi. Non trovi che sia bello affidare il ricordo ad un fiore? Sì. Ci hanno ordinato di mettere in atto l'operazione Nebbia Artificiale. A partire da stasera. Ti prego, lasciami fare quello che mi sento di fare. Ma ricordami per quello che ero. Senti, hanno arrestato una donna che è con sé una bambina. Sta lì dentro, in quella casa. Voglio portarle via di qua. Aiutami a farle fuggire. Non posso. Ti prego. Lucia. Lucia.
Scusami, sono un po' stanco. Ho voglia di riposare. E mi sento vecchio. Potevamo trovare un posto migliore? Già, forse. Ma vedi, io a questo posto ci sono molto affezionato. Vieni. Una volta, sai, non era così. In questa baita, tanto tempo fa, abbiamo trascorso una notte per scappare dai tedeschi. È una bambina molto brava. Sta bene con me. Come con una mamma. Che hai? Perché non parli? Fascisti e tedeschi ci stanno braccando. Forse fra poche ore ci fucileranno. Tanto vale dire la verità. Perché ti hanno arrestato i nazisti? Ho deciso di collaborare coi partigiani per sopravvivere. Dovevo consegnare dei documenti segreti, ma sono stata scoperta e mi hanno preso. Dimmi com'è andata con tua sorella. Che mi dici di quella notte? Per favore, basta domande adesso. Perché mi hai portato qui? Vuoi che ti dica grazie per avermi salvato la vita? No, no, non è me che deve ringraziare. È stata mia sorella. Devi ringraziare mia sorella Lucia. Tua sorella? La repubblichina? Già, la repubblichina. È a lei che devi la vita. Sai che un po' me la ricordi. Lei era un po' più giovane, però lei si portava la morte dentro e non sentiva ragioni. E non sono riuscita a salvarla. Ma tu chi ti credi di essere? Non hai una vita tua e pretendi di aggiustare quelle degli altri. Forse hai ragione. Ma c'è una cosa ancora che posso fare. Cosa? Trovare chi ha ucciso mia madre? Ma se sono passati più di 30 anni? Un delitto non cade mai in prescrizione. Luci in sala! Luci in sala, per favore! Prego, scoprate! Scoprate!
Palazzolo, fate incontrare, presto! Prego, accomodarsi verso le uscite, prego! Vieni! Bello bello! Accomodatevi verso le uscite, anche voi! Piano, fuori! Lascio, sui palchi, presto, scendere! Presto, andiamo a casa! Eccellenza, prego! Prego, eccellenza! Quella sera dopo l'Antigone, Anna Spada, l'attrice, è salita in macchina con Nardi. Forse non aveva ancora deciso niente. A San Lorenzo, via dei Reti 35. Cittadini di Roma, noi vi abbiamo già avvertito che gli obiettivi militari verranno bombardati dalle forze aeree alleate. Quando questo avverrà, il governo fascista che vi ha sempre tenuto... Anna non poteva immaginare che quei volantini piovuti così dal cielo dicevano la verità. Che il giorno dopo niente sarebbe più stato lo stesso. È andata a casa di Costantina, sua sorella, la prostituta. Ma che ci fai qui a quest'ora? Tu mi hai tradito. Mi hai usato per avere informazioni su Nardi. Che cosa credi di fare, eh? Colpire il regime aiutando i sovversivi, sì? Ma che cosa dici? Sei un antifascista, tu. Nardi ti denuncerà alla polizia, ti farà marcire in carcere, hai capito? Anna, per favore, adesso ti devi calmare. Vado a prenderti qualcosa. Tina ha visto quel corpo a terra così simile a lei. E presa dal panico per la presenza del Nardi lì fuori, ha capito che l'unico modo che aveva di salvarsi era di sostituirsi a sua sorella, di prendere la sua vita. Ecco, credo di averlo saputo fin dall'inizio, solo che sembrava troppo assurdo. Ma la verità è spesso assurda. Tina Coccia, la sovversiva, in arte la povera puttana di via Capo le Case, da quel giorno era diventata per tutti Anna Spada, l'attrice e amica dei gerarchi. Ho ucciso mia sorella, aiuto, aiuto! E da quel giorno Costantina rimase Anna, per sempre. Al resto pensò il portantino Foresi, tuo padre, legandole i polsi con un fil di ferro per depistare le indagini e discenare un delitto passionale. Tu l'hai sempre saputo, vero? Anch'io l'avevo sospettato quando quella notte nella baita ti sei tradita chiamando la mamma. Che cosa vorresti fare? Metterli sotto processo? I miei genitori non ci sono più. Voglio solo seppellire i morti. Tutti. Tutti morti. Armi a terra!
Fermo tu! Sir! Armi a terra! Vi ricordo che il mio comando ha concordato una tregua con gli alleati per lasciare le armi ai miei uomini. Noi non abbiamo alleati e il mio comando non mi ha dato alcuna disposizione in merito. Non accetto dialogo con un sovversivo con il viso coperto. Vi prego di rispettare la tregua. Non comportatevi da banditi. Noi siamo partigiani, non banditi. E non diamo tregua a chi ha ammazzato donne e bambini. Vi chiedo di rispettare la tregua. Di rispettare la tregua. Abbiamo ricevuto qualche ordine scritto? No, non ancora. Nessun ordine scritto. Mi dispiace, Obersturmführer. Ho visto morti sconosciuti, morti tedeschi. Sono questi che mi hanno svegliato. Se un ignoto, un nemico, diventa morendo una cosa simile, se ci si arresta e si ha paura di scavalcarlo, vuol dire che anche il vinto. Il nemico è qualcuno che dopo averne sparso il sangue, bisogna placarlo. Dare una voce a questo sangue, giustificare chi lo ha sparso. Guardare certe morti è umiliante. Non sono più faccende altrui. Non ci si sente capitati nel posto per caso. Si ha l'impressione che lo stesso destino che ha messo a terra quei corpi tengano gli altri inchiodati a vederli, a riempirci gli occhi. Camerati. Camerati. Il Duce ha abbandonato Milano. E i tedeschi hanno trattato la resa per conto loro. Ho avuto informazioni che molti dei nostri si stanno sbandando, mentre altri hanno deciso di resistere ad oltranza. Ma è finita comunque. Quindi vi sciolgo dal giuramento di fedeltà alla bandiera. Chi vuole può togliersi l'uniforme e correre a casa. Ma che vuol dire? Vuol dire che siamo stati vinti. Battuti militarmente. Io non mi arrendo. Non me la tolgo la divisa. Non butto le idee nelle quali ho creduto e credo. Io non piscio sopra il mio onore. Mai crepo, ma col fucile in mano. Hai ragione. Anch'io la penso così. Dei fascisti sono barricati dentro la scuola. Hanno sparato. Quanti sono? Parecchi. E sono ben armati. Via, vada via adesso! Approfittate della confusione! Presto!
con me. Vieni! A due alla volta, dentro! Dentro, dentro! Dai, che ce li abbiamo! Dai, dai, dai! Prendi due fucili e più proiettili che puoi. Coraggio, dai! Attento da quella finestra! Sì, dai, spara! Coraggio, fermi, vieni! Thank you.
Abbiamo vinto, Tagliani! Sono Caronte, non mi riconosci? Non appena ucciso mio fratello, Ettore. Un cecchino. Ettore, vieni, andiamo. Andiamo in macchina, vieni! Dammi una spinta. Mia sorella. Dai, dai, segui quel camion. Gira, gira! C'è troppa gente. Largo, fate passare! Accelera! Lucia! Lucia! Muoviti, accelera! Non dai, muoviti! Non posso andare più veloce di così. Lucia! Sorella mia, uccido, uccido, uccido. Chiudi il camion! Lasciala! Lasciala! Chiudi il camion!
Cerchiamo un prigioniero. Giuliani, dai, proviamo il comando generale. Dai! Vorrei notizie di una persona. Dove? Sorpresa. Non mi sorprende più niente dopo quello che ho visto oggi. Voi siete qui perché cercate vostra sorella, è così? Sì, sì, è stata fatta prigioniera. Io non mi occupo di prigionieri. E allora, insomma, dove posso cercarla? A chi mi devo rivolgere? Dipende da chi l'ha presa, dove l'hanno portata, a chi l'hanno consegnata. Si spieghi meglio. Spesso chi fa i prigionieri lascia ad altri il compito di giudicarli. E una volta emesso il giudizio, magari consegnano il prigioniero a un altro gruppo. E non è tanto facile avere informazioni. Nessuno sa niente di quello che fanno gli altri? Nessuno è responsabile? Senta, Forisi. Anzi, senti, tu mi conosci, no? Io ho la testa dura. Vado fino in fondo alle cose, sempre. E non archivio un bel niente. Sia chiaro. E allora voglio che sia chiara anche questa cosa, proprio per quelli come te, che non si sono mai schierati. Noi non abbiamo niente da nascondere. Quello che abbiamo fatto l'abbiamo sempre fatto alla luce del sole. Per difendere la dignità, la libertà e la moralità del nostro paese. Io ho il dubbio che qui tutto sia lecito. Il fine giustifica i mezzi, vero? Ma io non lo conosco bene, Machiavelli. Però quando ero in galera, un compagno mi ha fatto leggere una poesia una volta, di cui io ricordo soltanto poche righe e non mi ricordo nemmeno il nome dell'autore, che tanto era un tedesco e chi se ne frega, no? Però diceva così. Di tutti i dubbi, il più bello è quando coloro che non hanno fede e non hanno forza levano il capo e nella forza dei loro oppressori non ci credono più. Aspettate. Puoi venire qui un momento? Te lo ricordi il nostro commissario? Come posso dimenticarlo? Mi ha salvato la vita. Come sta la bambina? Bene. Il commissario sta cercando sua sorella, un'ausiliaria che abbiamo beccato stamattina. Aiutalo a trovarla. Anna è il mio luogotenente. Sarà sicuramente felice di aiutarvi in qualche modo. Sì, certo. Vado a cercare quelle informazioni su tua sorella. Commissario. Abbiamo chiuso con la guerra, abbiamo chiuso con la dittatura. Proviamo a chiudere anche fra di noi. Lasciamo che i morti seppelliscano i morti. Mi spiace. Arrivano notizie confuse di violenze, processi, esecuzioni sommarie. Non solo gerarchi fascisti, ma anche civili in qualche modo legati al regime. Dicono che un colonnello inglese ha concesso 7 giorni per fare piazza pulita. Pare sia normale quando finisce la guerra. Bisogna far decantare gli animi.
Poi tutto torna normale. Fra una settimana tornerà tutto normale? Glielo voglio chiedere a quelli che stanno facendo la rivoluzione. Se tutto tornerà normale, non ci sarà nessuna pietà per i vinti, nessuna. È sempre stato così. Lo ha scritto Sofocle 2000 anni fa. Allora? Hanno portato dei prigionieri per processarli qui, al vecchio mulino. Probabile che ci sia anche tua sorella. Ti ritroverò, Anna. Al vecchio mulino. Vieni, qui c'è qualcosa. Li hanno fucilati qui. Poi devono averli portati via con un camion. Non è detto che lui ci fosse con loro. Questa era di Lucia. Era... Non trovi che sia bello affidare il ricordo ad un fiore? Contato che hanno scavato una fossa comune. Anche Lucia è laggiù.
dove l'erba è più verde. Mio fratello Ettore, da eroe di guerra, ha ricevuto medaglie d'oro e una degna sepoltura. Mentre Lucia... Lucia no. Più grande che seppellire mio fratello. Città indifesa cadrebbe in pasto allo straniero.